è la prima, gara che faccio qua al MES, di solito ho fatto altre gare in altri trofei. Speriamo, vada bene, siamo qua sicuramente per far bene e cercare di stare davanti il più possibile. Dai, grande tenacia. L'obiettivo, dai, è stare nei primi 5. L'obiettivo è nei primi 5. Se non sono nei primi 5 domani sera non sono tanto contento. Beh, insomma, comunque punti in alto. Sì, voglio provare a puntare in alto. Poi non so quello che salterà fuori, però ci proviamo. Dai, niente mezze misure, va bene. Ci vediamo domani al parco chiuso. D'accordo, a domani, ciao. Eccoci qua, caro il mio Alessio, siamo tornati per gara 2, gara 1 entusiasmante. Ci sei o no? Sì, ragazzi, ci sono. Mi stavo un attimino documentando sulla, ti ho visto, sulla parte del tempo, dei piloti. Ma dove lo c'è? Te la dico, mamma mia, te la dico. Sì. Palladino, Tocchio, Alberto Valsecchi, prima fila, seconda fila con Fabretti, Scott, Ivan, terza con Griffosca, altritti Bozzoni, in quarta Gelsi, Pozzoli, Rapaglia, in quinta Papa di Matteo Ermacora, mentre sta per sventolare bandiera verde. Sai come si diceva in quella canzone? Sul ponte sventola bandiera bianca. Si spengono i semafori, via! Parte gara 2, ci aspettiamo una gara bellissima. Che impennatina, ragazzi. Ah! Ci sono quelle tre belle motine davanti. Qua li vedo molto più compatti. Scodano e se le danno di scantaragione. Ai, è una caduta, che peccato. Attenzione, cade furioso, cattivissima arrabbiatura. Sandro Ermacora, vediamo, cade. E che colpa ne ha questo ragazzo? Cade Ermacora e purtroppo vediamo passare Antonini, vediamo Corsaro Andrea se c'è un tocco. E lì c'è stato proprio un, mamma mia, un che peccato. Sandro Ermacora cade subito, andiamo Morgan Giardino a Fabrizio, proprio lui Fabrizio che sta proverà a dare anche lui filo da torcere, ma che peccato. Ermacora, autore di una grande gara 1, Ale, ma c'è stato un problema, ha spinzato, mentre andiamo Borgo, Palladino, Massimiliano, che questa volta invece vuole fare orecchie da mercante, è lui davanti a tutti, non c'è più né Valsecchi né il suo rivale Torchio Alberto, è Palladino primo, mentre stiamo vedendo un'infilata totale. Mentre andiamo un Borgo, un Gelsomino, Papa, vediamo proprio lui, si tiene molto a distanza dai rispettivi avversari. Ma guardalo lì. Sicuramente mi aspetto da Papa una bella gara. In gara 1 ha spinto tanto, ha dimostrato cosa sa fare, quindi anche in gara 2 penso che saprà farsi valere. Andiamo subito, giro 1, proviamo a capire quali sono i distacchi che ha in testa. È proprio Torchio? No, non è Torchio Alberto. Oh sì, è Palladino davanti, proprio lui comanda la classifica, Max Palladino on board con lui, Ale, questo io te l'avevo detto, gara 1 ha sbagliato e floppato la partenza, mentre andiamo on board con Corsaro che prova sul rettilineo a scavalcare, a scalfire il diretto avversario, dovrebbe essere Spallone, ci è riuscito? Me lo confermi, Ale? Giallo, sì, guarda, riesce bene a entrare, ha pinzato forte. Ha sfruttato la scia? Ha sfruttato tutto quello che poteva sfruttare, forse ha qualche gomma in più. Eccoci qua, con Bozzoni Alberto. Mi sembra che stia un po' navigando con quelle gomme, ha aperto un po' prima rispetto all'uscita della curva e ha scodato un pochettino, l'ha tenuta comunque in ogni caso. Però Ale, Bozzoni può dire la sua, secondo me, anche qui ancora con Giardina Fabrizio, che sta provando in qualche maniera. Guarda lui, ci entra o non ci entra? Sì, guarda, è leggermente in ritardo. È in ritardo, non riesce ad entrare, non riesce ad entrare. Ma mi sembra un po' meno deciso rispetto a... Eccoci qua, problema anche per Giardina Fabrizio. Scoda, si allontana. Che succede? Speriamo dopo di avere qualche... Speriamo che non sia nulla di che. Che peccato. Sono tutti vicini. Se le sta dando di santa ragione. Attenzione intanto qua davanti, perché si inizia ad affacciare alle spalle di Palladino un diretto concorrente. Proprio Valsecchi potrebbe essere, mentre Bozzoni prova. Vediamo se riesce ad infilare il diretto avversario. No. No, rimane dietro, però è si accoda. È una bella gara, sì. C'è tantissimo, sentita molto, Ale, come sfida. A me interessa tantissimo davanti quello che stanno combinando quei bestiacci lì davanti, se le stanno dando di santa ragione. Andiamo on board. Luca, c'è anche con Fabretti, proprio lui. Mario che è un pochettino un po' più, si è abbassato un po' la temperatura, che dici? Un po' più fresca, quindi sicuramente le gomme sentiranno meno e Gelsomino fino alla fine. Gelsomino live. Vai un po' con un po' di tecnica che non guasta mai. Mi sembra che Gelsomino si riesca bene a inserire rispetto alle curve che faceva prima, quindi ha preso un pochettino più di confidenza.
setup della moto mi sembra abbastanza bilanciato, anche se lo vedo un pochettino uscire scodando. E indovina questo chi è? Secondo me è Max Palladino, perché non ha nessuno davanti, sta provando a tirare il gruppo. Ricordiamo, autore di un giro di partenza, ricordiamo, nelle qualifiche, straordinario, meraviglioso Palladino. Bella questa inquadratura, stiamo guardando il nulla. Moto, bravi ragazzi! La moto di potenza. Mamma mia! Che potenza, che potenza, ha dato gas. Torchio Alberto sta provando in qualche maniera a dirle, a darle anche lui di suo. Corsaro sta cercando di rientrare anche lui invischiato, o forse no, nella lotta con Spallone al 14° posto. Guarda Corsaro come cerca di sfruttare tutta quanta la potenza del motore. Lui che è un rookies, lo ricordiamo, al debutto nel team Moto Ignorant, team che schiera anche Antonini al terzo anno nell'RT Cup, il debuttante Bozzoni, che sta facendo una buona gara. Andiamo live con Gelsovino. È sempre lui, ha perso qualcosina. Secondo me o gli altri stanno allungando troppo attenzione, perché se ne stanno dando di santa ragione lì. E guarda anche qua Fabretti, mentre andiamo ancora live con Corsaro. E Andrea mi sembra un po' ondeggiante, non riesce bene a... No, qua, questa curva qua l'ha fatta bene, però devo dirti, mi sembra poco stabile la moto, tutto qua. Eccoci qua, andiamo a rivedere. Guarda lì come spinzano, scodano tutti quanti. Bellissima l'inquadratura. Mamma mia, ragazzi, qua entra. No, Max Palladino respinge al mittente l'attacco del proprio contendente. Ragazzi, intanto la moto è già lunga, guarda qua, ci stanno di brutto i due ragazzi davanti. Stanno veramente dando il massimo, con tutto il gas aperto, e si stanno, penso, anche divertendo, perché queste gare qua piace vederle, ma piace anche farle per i piloti. È qui entrato! E qui Palladino! Secondo spazio. Palladino infilato! Ma questi se ne danno delle belle! Andiamo live con Bozzoni! Lo ricordiamo, uno dei debuttanti, un rookie Bozzoni, anzi un challenge, che sta veramente cercando di dare bel filo da torcere a tutti quanti i contendenti. Mentre in fervola la lotta davanti, Gelsomino si è avvicinato tantissimo a Jesse Ascaltritti e proverà a dare il suo bel da fare. Bellissima questa inquadratura del circuito, mentre Palladino sta provando a ritornare sui suoi passi, provare a scavalcare l'avversario. Ci riesce, non ci riesce, questo lo sapremo soltanto alla fine della gara. Palladino non riesce in questo momento a tenere il passo, e allora leggermente distante Gianluca, leggermente distante, che abbia mollato un po' il gas. Intanto qua siamo live con Bozzoni, che sta provando in qualche maniera a rientrare, soprattutto nel contendenti, in tutto quanto quello che riguarda gli ultimi due giri. E allora andiamo live ancora con Bozzoni, mentre in furia la lotta per il primo posto, che è sicuramente più accesa e più combattuta. Andiamo a rivedere la partenza di Papa Gelsomino. Vai con un po' di tecnica. Sì, qua Papa ha avuto un rallentamento, non si capisce perché, probabilmente non ha avuto abbastanza gas sulla moto, è stato un setup di centralina sbagliato, e qua poi si è trovato in mezzo alla mischia, e per fortuna che ha preso le ultime posizioni, perché in questo modo è riuscito a schivare questo mucchio selvaggio di partenza. Devo dirti che non me lo sarei mai aspettato, si vedeva anche erano vicini ragazzi, un po' troppo, però non mi sarei mai aspettato un incastro di questo genere, soprattutto sulle prime due curve. Wow, veramente, ecco qua abbiamo rivisto purtroppo quella partenza che ha portato a quel, ti chiedo, errore, se si possa parlare di errore, perché lì certe volte penso che sia anche quella difficoltà del pilota, provare a non cadere ma non far cadere nemmeno gli altri piloti. Sicuramente qua sono trovati tutti nel suo momento. Guarda qua Bozzoni come è stato bravo a evitare, a schivare. Bozzoni ha sporcato le gomme, quindi wow, guarda che slow motion qui con Palladino alle spalle, Valsecchi entrambi sulla stessa moto. Che belle immagini, Ale. Veramente una bella gara ci questa. Ci hanno deliziato in gara 1 e sicuramente ci stanno deliziando anche in gara 2. I ragazzi sono forti, ci sanno fare e
sanno gestire bene quello che è la potenza del loro 1000, che vi ricordo che comunque non è mai mai facile, centrata comunque regina di questo settore, necessità di forza, volontà e sicuramente molta tecnica. Sicuramente molta tecnica. Andiamo ancora qua in slow motion, sempre in una delle sfide, come stanno battagliando Palladino e Torchio Alberto, perché Torchio Alberto in questo momento che è davanti a Palladino lo ha scavalcato, come abbiamo visto prima, infilandolo all'interno. Ale, chissà che non riesca Palladino a restituire a Torchio Alberto lo sfavore che gli è stato fatto. Ricordiamo che Palladino ha chiuso terzo la prima gara. Esatto, esatto. E qui sta combattendo per il primo posto. E allora ti chiedo, chissà come finisce questa gara. Torniamo dopo i vari slow motion in on board con Papa Gelsomino. È andato sotto Papa. È riuscito ad avvicinarsi a Gelsi, si è avvicinato tanto. Ma il gruppetto lì si sta dando da fare. Stando a fare, sono tutti due belli carichi. Eccolo qui, Palladino è tornato decisamente. Lo infila, Ale! Lo infila! Sono lungo. Intanto Corsaro che sembra avere qualche problemino. Non so se sia setup, non so se sia che cosa. Eccolo ancora, Palladino, Ale! Lo infila! No, mamma mia! Ma quanto se le stanno dando questi due, Ale? Quanto? Alberto... Bozzoni. Comunque volevo ricordarti, Gianluca, che già Corsaro in gara 1... Sì, ma qui torniamo dritti per dritti su quella che è la sfida per il primo posto. Torchio contro Palladino, alle spalle c'è Valsecchi, se le stanno dando tutti di santa ragione. Torniamo on board live perché siamo al settimo giro. È stato proprio qui che ha infilato Torchio lo stesso Palladino. Palladino vuole restituirgli, bumper focaccia, si avvicina, prova ad andare sull'interno e non ci riesce, Ale. Guarda, qua c'è molta potenza, Guarda però anche qui Papa Gelsomino è tornato alle spalle di Gelsi e di Scaltritti. Anche qui se le danno. Ma che gara bella è! Ma bellissima inquadratura dei ragazzi, devo dirti che sono stati molto da fare. Perde un po' di potenza, mi sembra, sul rettilineo, Papa. Sì, eccolo! Ma devo dirti passa? Che sulla curva no. No, non ci riesce. Sulle curve devo dirti che è molto bravo. Ha più trazione, eh? Sì, è bravo. Frate ha fatto un setup della moto che lo condiziona un po' di più sul lungo, ma... sulla parte del misto. Eccoci qua, eccoci qua dove infuria la gara. Primo posto, secondo. Torchio contro Palladino, sempre loro due. Chissà che non voglia provarci ad infilarlo. Vediamo ancora Corsaro che evidentemente, probabilmente depotenziata, probabilmente qualche problema, però sta provando a condurre fino alla fine la propria gara senza avere nessun tipo di remora. Palladino si gira, Torchio per vederlo, per guardarlo, per cercarlo. Ancora Palladino, adesso sta iniziando a mettere veramente tanta pressione Palladino. Ecco qui che addirittura arriverà probabilmente il primo dei doppiati. Vediamo se ci prova qui, Ale, te lo chiedo. Tecnicamente è possibile un sorpasso? Ce la può fare Gianluca, ce la può fare sull'uscita della seconda. Forse all'uscita? No, ci ha provato. Mamma mia, che rischio! Se le stanno dando ancora un live board con Bozzoni Alberto con la sua 288. Scalfisce, gira, vola ancora Bozzoni. Mandiamo live qui, veramente c'è una infervora, una sfida clamorosa alle spalle. E siamo con Papa Gelsomino che ormai li ha presi. Ha preso Jesse, ha preso Scaltritti. Ma guardate, guarda, sembra depotenziata la moto, non riesce ad arrivare. Forse c'è il sorpasso, Ale. Palladino interno, faccia. Palladino, che cosa ha fatto, Ale? La seconda, e andiamo live con Corsaro perché sta per chiudersi il giro. Sta per chiudersi un bellissimo, straordinario ancora. Ragazzi, continuano a darci dentro. Torchio ci sta provando. Guarda dietro addirittura cosa sta succedendo tra Fabretti e direttamente lo stesso Valsecchi forse con Marcon Corsaro. Ale, Gianluca, qua ci aspettiamo di tutto. Anche per Corsaro siamo all'ultimo giro già. Tra un po' taglieranno il traguardo e chissà che non ci sia Palladino di nuovo scavalcato clamoroso da Valsecchi, perdonami, da Torchio Alberto. E vince Palladino alle spalle Torchio Alberto. Guarda qui la felicità comunque. Ma che gara è stata, Ale, straordinaria. Se le sono date dall'inizio alla fine, io non ho più voce, Ale. Ragazzi ha spinto tanto, ha spinto forte. Meno problemi rispetto a gara 1. Il setup della moto forse è stato migliorato per qualcuno. Peccato Giallo, ti ricordo, per la caduta iniziale che ha falciato. Sì, peccato per Ermacora. Ma Palladino e Torchio Alberto,
Ma che gara! E poi Scotti, Valsecchi, un po' tutti, Ale, nella riepilogativa. Un plauso va a Torchio Alberto, che ha fatto primo e secondo. Alberto questa... E evidentemente vince, questo, diciamo, turno, in questo turno, questo gara 1, gara 2. È stato bravo. Grande palladino anche Ale, perché se non fosse... Se non avesse avuto quel problema in gara 1, secondo me dava del filo da torcere. Palladino è stato, secondo me, uno dei migliori rispetto agli altri, sia in gara 1 che gara 2. Intanto qua siamo on board con questi piloti che stanno... Eccoci qua, guarda qua, che bello di essere pilota. Alza la moto. Alza la moto, adesso speriamo sempre nei nostri cameraman durante la parte. Tu speri tanto, è una bella speranza. La speranza è l'ultima a morire. Però anche la prima a rinascere. Andiamo adesso nel circuito a porte chiuse, dove avverranno le interviste di rito, dove noi salutiamo evidentemente per e ci congratuliamo per averci gratificato di queste due gare, questi ragazzi che hanno combattuto veramente ad armi pari fino alla fine di che? Alla fine del circuito. Fino alla fine del circuito, Varano! Grazie a tutti, grazie, da Gianluca, grazie. Drammis. Buon pomeriggio a tutti. E Alessio Carra, grazie davvero, che bello spettacolo! Noi ci stavamo domandando se c'è un avversario veramente valido per questo pilota qui. Ah, ce n'è tanti. Solo che gara 1 ho fatto a palladinata, e adesso non potevo. Scusate se mi intrometto, però visto che tutte le volte mi frega a me l'ultima curva, questa volta sono contento che l'ha fatto un altro e non c'entro. Grazie Max. Grandi, non c'è altro da dire, Massimiliano, alla prossima, grande come al solito, grazie. Ciao Alberto, com'è andata? Ciao, è stato un weekend un po' sfortunato fin dalle qualifiche stamattina. Abbiamo messo giù ieri la moto che andava bene e questa mattina siamo svegliati che non andava bene. Siamo riusciti a risolvere, perlomeno per gara 2 siamo riusciti a farla. Pensavo andare meglio, però va bene lo stesso, dai, un settimo posto. Beh, è comunque un obiettivo, insomma, essere riusciti comunque a partire nonostante i problemi. Sì, sì, fortunatamente sono riuscito a fare gara 2, perché purtroppo la prima gara ho dovuto saltarla. Fortunatamente siamo riusciti a fare gara 2. Devo ringraziare 2R Moto, Riccardo Ricorda e Alessandro Antonini in Moto New Run, perché hanno fatto un lavoro veramente eccezionale per riuscire a mettermi almeno in griglia la seconda gara. Grazie mille, alla prossima. Ciao, grazie. Gara 1 non l'ho finita e gara 2 l'ho fatta, è andata bene, mi devo allenare un po' per recuperare dei miei anni di età. E le serate alzate. E le serate, non sono più da fare serate. Beh, con un team così importante lo devi fare. Infatti. Grande Andrea. Va bene, niente, sono contento, prima esperienza è andata bene. Non Dai. Siamo caduti, non abbiamo fatto danni, tutto a posto. È già un grande risultato, grazie. Grazie, ciao. Lazzaro, io sono tutti giù sulle spalle. Nadia, guarda la mamma. Bravi. Bravi ragazzi. Bravi.